una nuova auto nel parco auto della polizia locale di Polla. Oggi la consegna, la soddisfazione del sindaco Massimo Loviso, che annuncia anche l'ingaggio di altri due vigili. Così Polla vuole affrontare le difficoltà del paese e cercare di risolverle. Stiamo investendo tanto sulla polizia locale, quindi sia sotto l'aspetto strumentale delle attrezzature, dei veicoli. Da stamattina il comando polizia locale di Polla potrà utilizzare un nuovo e moderno veicolo, un fuoristrada, un 4x4, e stiamo ovviamente investendo anche da un punto di vista di risorse umane. Dal 1 luglio arriveranno altri due agenti di polizia locale, questo per fare in modo che la polizia locale, unitamente ai carabinieri forestali, possano avere l'occasione di garantire una maggiore sicurezza anche nell'ambito del nostro abitato. Ovviamente ci sono tutta una serie di attività che verranno fatte, sia da un punto di vista proprio di controllo della velocità, così come per la viabilità e così come per tutti gli altri fenomeni legati alla piccola criminalità. Abbiamo fatto un'ultima delibera di giunta in cui abbiamo ovviamente puntato il dito alla velocità, quindi soprattutto a quella legata all'utilizzo delle strade montane, quindi con una limitazione della velocità a 10 orari. E per il centro abitato, per il centro urbano, ovviamente proporremo agli enti proprietari delle strade l'istituzione del limite di velocità a 30 orari. Ovviamente verranno anche implementate tutte quegli accessori indispensabili per garantire la sicurezza anche dei pedoni, dei ciclisti, dei motociclisti, perché verranno installati dei dissuasori di sosta nei punti cruciali nevralgici, così come dei passaggi pedonali rialzati soprattutto sulle strade principali, per far davvero ridurre la velocità dove in alcune fasce orarie abbiamo davvero delle autovetture che sfrecciano in maniera proprio sconsiderata.